Una volta era un umile fattore, finché la siccità non devastò la sua terra. Ora il suo raccolto è un altro. Organi umani. Lui è il mietitore. Da venerdì al cinema. Ah, ah, Lincoln, tu non lo vedrai quel film, è troppo inquietante per te. Quel tipo gira con un frigo portatile pieno di organi. Mamma! Ma sai cosa ti succede? Avrai gli incubi, ti sentirai minacciato esattamente come tuo padre. Stai assolutamente esagerando. Ad ogni modo, quel trailer non lo si vedrà mai più in questa casa. Ti prego, mamma, non sono più un bambino, ce la posso fare! Basta, quando è no, è no. A me va bene non vedere il mietitore, suona troppo pauroso. Molto meglio vedere il nuovo film di Blarney. Cappelli di Blarney, cappelli di Blarney gratis. Cappelli di Blarney gratis, ne voglio due. Uno basterà. Cappelli di Blarney gratis. Non è affatto giusto, i miei genitori pensano che io non regga un film horror. Ma dai, Rusty sta andando a vedere il mietitore, ma si è strillato per un piccione entrato in aula. Magari potrei andarci anch'io senza dire niente ai miei. Non c'è ragione che lo scoprano. Lo sai, Blarney è una canzone per questo, Lincoln. Se un bimbo mentirà, un elfo piangerà. E mentire a mamma e papà, due volte peggio sarà. Adesso non ho più dubbi, andrò a vedere il mietitore. Andiamo, supporter di Blarney. Tornerei subito a vedere. Hai visto quando ha sbudellato quello? Non credo serva a chiederti com'è andata. Non pensavo proprio che un uomo potesse essere così spaventoso. Potrei dirti te l'avevo detto, ma Blarney ha un'altra canzone. Se lui fa un errore, non devi dirlo. Un vero amico è pronto a capirlo. Perché tu sei più saggio di lui. Clyde! Ho capito! Starai bene, amico. I miei non possono scoprire che sono andato a vedere il mie... Lo sai, quel film horror! Buona fortuna, allora, se hai bisogno di me ci sono 24 ore su 24, ma non sul canale 2, quello è dedicato ai supporter di Blarney. Ci si vede? Ciao, Lincoln, com'era il film? Cosa? Io non ho visto nessun film! Oh, vuoi dire il film di Blarney, tu, quello che sono andato a vedere? Ah, forte! Ehi, mi prenderesti le zucche di ceramica? Ci prepariamo per Halloween. Certo, papà, dove sono? In cantina. In cantina? In quell'angolo buio, sai, no? Dove è andato a morire il serpente di lana? Stiamo scherzando? Ti prenderò. Ah, chi ha parlato? Ti prenderò. Un'altra tazza di tè. Ah, rilassati, Lincoln. È solo una bambola. Il mietitore! Lincoln, torna su. Mi sono ricordato che le zucche non sono in cantina. Sono in soffitta. In soffitta? Sì, in quell'angolino in fondo, quello senza luce. Lola, vuoi venire a cercare le decorazioni in soffitta con me? Scordatelo, fa paura lassù. E tu che mi dici, Lucy? Magari c'è un pipistrello. È molto probabile, ma quelli non sono vampiri, quindi a che scopo? Il mietitore mi ha preso! Ha sbudellato le mie sorelle e fanno ancora le puzze! Lincoln, piantala di scompigliare i miei cuscini rumorosi! Dico, li fai andare a tutto gas!